Bella raga dal vostro Zack Castle, bentornati alle video recensioni Il tron del Re qui su Lega Nerd. Come prima cosa vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale YouTube di Lega Nerd e di attivare la campanella per ricevere tutte quante le notifiche. Il fumetto, o meglio i fumetti di cui vi parlo oggi, sono contenuti all'interno del cofanetto X-Men The Classic Collection. Boom! 42. Allora ragazzi, il cofanetto X-Men The Classic Collection è veramente una bellissima, bellissima occasione per recuperare due titoli che sono assolutamente fondamentali nella storia dei mutanti della Casa delle Idee. Torniamo un bel po' indietro nel tempo due momenti storici importanti. Il primo è nel 1975, anno cruciale in cui avviene il passaggio di testimone fondamentalmente tra i mutanti originali di Shark Xavier degli anni 60 e quelli che diventeranno poi gli X-Men regolari più longevi e popolari di sempre. E ovviamente stiamo parlando di Wolverine, Tempesta, Nightcrawler... Roller e compagnia bella. Invece, l'altro ci ritufa nel 1983, in pieno governo Reagan, in un'America che, nonostante i presupposti, ancora non riusciva a superare intolleranze razziali ed episodi che poi si sono trasformati anche in uh, avvenimenti violenti e che. Ovviamente, mai hanno realmente abbandonato il paese a stella striscia, e questo lo vediamo ogni giorno. Basta guardare insomma un telegiornale con uh, Giant Size X-Men, eccolo qui, volume 1. Marvel diede vita praticamente al rilancio mutante dopo i fasti degli anni 60. I ragazzi di Stanley e Jack Kirby avevano bisogno un po' di una uh, rinfrescata anche per stare un po' più al passo con i tempi. Ebbene, quindi Ciclope, Gin Grey, McCoy, Angelo, e eh, compari necessitavano un po' di un, un rilancio. Styling no? il Gen X non bastava più a rendere differenti dagli altri personaggi in costume. Bisognava muoversi su nuovi tracciati, nuovi percorsi, stando attenti anche un po' alle tendenze. E quindi a Lin Wayne venne l'intuizione di recuperare un personaggio secondario che aveva creato per la serie di Hulk, un canadese vestito di giallo con degli artigli affilatissimi. E inserirlo in un volume gigante come questo che fungesse da super evento catalizzante. E così nelle X testate fanno il loro ingresso. Oh, una squadra molto particolare che diventerà poi peso massimo assolutamente nella casa di idee Wolverine con il suo fattore rigenerante i terribili artigli di Adamantio pessimo carattere e passato assolutamente oscuro la semidea Keniota, Ororo Morro Tempesta Signore dei venti e del tempo atmosferico, uh, il russo Pietro Rasputin, capace di diventare colosso, un gigante di puro acciaio indistruttibile, Kurt Nightcrawler Wagner, tedesco, profondamente religioso ma dall'aspetto demoniaco e quindi perseguitato, il nativo americano John Proudstar, uh, ovvero Thunderbird, Shiro Yoshida, ovvero Sole Ardente e l'irlandese Sean Cassidy, che diventerà Banshee. Questa. Squadra X non è solamente composta da non americani. C'è gente che viene un po' da tutto quanto il mondo, ma è anche caratterizzata da problemi di convivenza fin dall'inizio molto importanti, notevoli. Ognuno ha il proprio passato: turbolento, burrascoso, a volte fatto di crimini, delitti, eh, persecuzioni terribili, appunto da lasciare segni indelebili nei personaggi, ma anche piuttosto poco abbezzi all'ordine e disciplina che Chark Xavier vorrebbe. Eppure la squadra funziona. L'idea è semplice: Lin Wayne, insieme a Dave Cockrum Praticamente la sfruttano al top, ovvero prendono la vecchia squadra X, la rendono dispersa dopo una missione sull'isola di Cracoa, che tra l'altro è recuperata in tempi recenti dalla geniale nuova gestione degli X-Men di Jonathan Hickman. E il solo membro rimasto a fare da Trade Union, fondamentalmente, è Scott Summers, Ciclope, che guida la nuova squadra che si è creata in una missione di soccorso. L'intuizione è perfetta, servita al 100% Giant Size X-Men 1 um, fa successo, rilancia la testata e permette poi successivamente l'arrivo di un uomo che cambierà radicalmente non solo il mondo degli X-Men ma quello di tutti quanti i fumetti supereroistici in generale, ovvero Chris Claremont ci arriviamo tra un secondo eh, il volume riproposto in cofanetto contiene la storia originale del 75 di Wayne e Cockrum e il tributo che oltre 40 artisti hanno dato uh, appunto alla storia con un rifacimento, con il nuovo redesign Disegno e ricolorazione, eh, storia assolutamente seminale, importantissima, visto che ha dato il via anche poi a quella che sarebbe, eh, riconosciuta, sarebbe stata riconosciuta come la più bella e florida stagione degli X-Men in assoluto. Inoltre ci sono tre importanti interviste all'interno: una a Christine Valada, eh, moglie del compianto Lin Wayne, Patti Cockrum, moglie del compianto Dave Cockrum, e poi anche con l'intervento finale di Chris Claremont. Molto emozionante. Mentre per quanto riguarda l'altro volume di Oama, l'uomo uccide, qui presentato in versione estesa, parliamo di una delle graphic novel più importanti e significative della storia degli X-Men, tanto da diventare anche fonte di ispirazione per il secondo film dedicato al franchise Claremont. Lo dicevo che sarebbe ritornato, con i disegni da Brent Eric Anderson. Ci presenta il reverendo William Stryker, quello che poi nei film diventerà un militare e la sua campagna di odio e demonizzazione dei mutanti. Quasi come specchio della società del tempo, Stryker incarna tutti i pregiudizi, il bigottismo, l'ottusità di una popolazione che non riesce, non riusciva e non riesce ad accettare il diverso. E scatena quindi una campagna di odio senza precedenti contro i mutanti. Ma non è che li attacca militarmente con robot giganti o chissà quale di. No, li sfida apertamente ad un conflitto televisivo, utilizzando le paure delle persone e la loro ignoranza contro i pupilli di Xavier e il professor X stesso. E se nella grande trappola ci finiranno proprio Xavier, Scott e Tempesta, toccherà a Kitty Pride, Colosso, Nightcrawler e Eliana Rasputin riuscire a liberarli assieme all'aiuto inaspettato di un magneto forse mai stato così grande prima di questa occasione. Quanto vi sono attuali queste cose? Eh? Razzismo, intolleranza, persecuzione, sfruttamento di paure e ignoranza per instillare l'odio nelle persone, cazzo. Mi sembra che da quel 1983, praticamente ad oggi, le cose non siano cambiate per niente. E lo dice anche Claremont stesso nella sua lunga introduzione. Incredibile quanto questa storia, quasi 40 anni dopo, sia ancora dannatamente attuale. C'è qualcosa di sbagliato nel mondo. C'è qualcosa di realmente sbagliato. Ragazzi, questi due volumi sono davvero imperdibili. Eh, in edizione cartonata con questo cofanetto slipcase che potete vedere appunto qua. Ben curato, ricco di dettagli, di interviste, eh, di speciali, di variant cover. È un'occasione secondo me speciale per riscoprire gli X-Men e magari per innamorarvene ancora, qualora non l'aveste già fatto con la nuova e interessantissima gestione eh, di Jonathan Hickman e vari collaboratori. Laboratori. Ragazzi, se vi freggiate realmente del titolo di Marvel Fans, questo è da prendere. Vi ho parlato di X-Men The Classic Collection by Panini Comics. Mi raccomando, consigliato da Il Trono del Re. Come al solito, lasciate un bel like se vi è piaciuto, condividete il video con tutti quanti i vostri amici, attivate la campanella per le notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Zed Castle! Boom!